Buonasera signore, ah no, non si può dire, scusate. Ciao ragazzi e ah no. Buonasera a... Ciao. Non siamo tutti fascisti, la gente dovrebbe smetterla di fare di tutti i laziali un fascio. I miei genitori all'età mia c'avevano casa comprata, due figli e un camper con cui girare il mondo. Io considero un grandissimo risultato guardare Dumbo senza piangere. Quindi facevo acqua, limone e liquirizia. Dopo 3 mesi la pressione è rimasta bassa, ho cagato un Luke. Sto cercando una ragazza che sia premurosa, affettuosa, che sappia prendersi cura di me. Infatti ho messo l'annuncio su Top Tata. Mio zio ha un cane. Voi non avete idea di quanto puzza quell'animale. Il cane invece è molto carino. Carone, questa è una canzone che penso possiate condividere tutti quanti. Si chiama Gli ultimi 3 anni. Non potrebbero mai vendermi il loro bambino. L'ho rapito, sono papà adesso, è nel bagagliaio. Un amico mio mi ha consigliato di comprare un visore di realtà aumentata per le pippe. Non ho ancora capito dove ha messo il pisello, quindi... Mario Giordano, avete capito chi è? Dai, quello bassino con gli occhiali, che c'ha più o meno tra i 16 e i 58 anni. Io che tengo il cavallo che fa un vaso di creta che viene una merda perché ha gli zoccoli. Alla fine non mi si è alzato il pene e... Che cazzo vi ridete? È una cosa che è successa una volta, eh? Una volta. In una settimana. Tiziano Gallo, Niccolò Cometto, Enrico Venturi, Lorenzo Siciliano, Riccardo Crivez, Edoardo Ricata, Matteo Pallica, Daniele Bassi e Filippo Simoniello. E vi chiedo di fare un grande applauso per chi ha reso possibile questa serata, il Locomotive, Stand Up Comedy Bologna, The Comedy Club. Signori, io non ho altro da dirvi se non grazie e buonanotte. Non mollare mai.